Suocerina nella sua calza trova solo dolce. Nella prima del 2021 i Molossi superano 2-1 il Carbonia ad Angri, grazie alla rete nel finire del primo tempo di Vecchione e nella ripresa di Diachité. Espulso poi Morero, mentre nel finale non è bastato la grande rete di Piredda. Mister Cavallaro per questa prima del 2021 cambia qualcosa rispetto all'ultima gara del vecchio anno. Torna in difesa Impagliazzo, mentre a centrocampo di nuovo regista Donnarumma. In attacco c'è di nuovo Dammacco nel ruolo che l'aveva visto protagonista nelle prime partite della stagione con Diachité. Il Carbone invece risponde con il classico rombo, in attacco Cappai. Nel primo tempo neanche il tempo di mettere la palla in gioco, che il Carbonia si rende pericoloso, ma prima Cap e poi la difesa molossa allontana il pericolo. Il Carbonia bene nei primi 15 minuti, poi cresce la Nocerina che al minuto 24 sfiora la rete con un tiro di Cuomo, dove vede la parata di Carbone che respinge lateralmente la sfera. L'under molosso al minuto 30 ci prova nuovamente su un assist di Garofalo, il tiro però colpisce l'esterno della rete. Un minuto dopo è la volta di Dammacco, palla che però scheggia la traversa. Al minuto 39 il classico del calcio, ci prova il Carbonia, va però in contropiede i molossi con Diachité che serve Cazzeris che non riesce nel tapin vincente a porta vuota. I molossi però vengono premiati al 46esimo, vanno in vantaggio. Dammacco va via sulla fascia, mette al centro per Vecchione che di esterno insacca l'incolpevole Carboni. Per il Jolly Under Molosso si tratta del primo gol in questo campionato. I cambi però non sortiscono l'effetto sperato, i molossi raddoppiano. Su un tiro di Donnarumma respinto dal portiere si fionda come un rapace Diachité che trova il gol del 2-0. Ancora in rete Black Panther, per lui è il sesto centro in questa stagione. La gara sembra incanarsi bene per i molossi, ma Morero 4 minuti dopo commette fallo, per lui secondo cartellino giallo ed espulsione. I rossoneri restano in 10 uomini. Ovviamente ci prova il Carbona che 2 minuti dopo tenta una punizione con Cappai, bravo Cappa. Al minuto 84 i sardi riescono ad accorciare le distanze con un bolide di Piredda. Non ci sono altre azioni da segnalare, la Nocerina supera 2-1 il Carbonia e domenica affronterà sempre in casa il Cassino.